ladies, benvenuti in un nuovo video. Come avete visto, ovviamente sono a casa e questa è la mia aspirapolvere Hoover amatissima. In questo momento la sto usando con il beccuccio, poi c'è anche quella, cioè tipo si stacca il beccuccio e si attacca un altro strumento, quello per ad esempio andare a pulire tutti quanti i pavimenti. Oggi mi sto dedicando alla pulizia e igienizzazione di tutta quanta la casa. Non so se riuscirò a fare tutta la casa oggi, ma se non ci riesco meglio, così so che cosa fare i prossimi giorni. Come vi dicevo su Instagram, non so se mi seguite, ma in questo periodo direi che seguitemi di qua, di là, per non perdervi niente. Dicevo appunto su Instagram che io sono una persona che non si annoia mai. Io è veramente veramente raro che provi la sensazione, il sentimento, non so se è un sentimento, comunque la noia. Non provo mai noia. Non lo so perché, ma veramente ho capito in questi giorni che è una dote, forse un valore, visto che tantissime persone si annoiano da morire e purtroppo tante escono ancora non rispettando il decreto per fare whatever. Ho visto persone tipo in bicicletta, ciclisti. A proposito di tutto quello che sta succedendo, dopo volevo dirvi un po' di... volevo leggervi delle mail che mi sono arrivate. Praticamente sono degli aiuti che alcune aziende stanno dando proprio per supportare questa emergenza. E nell'info box magari vi lascio anche un recap e vi lascio però anche dei link per andare a fare delle donazioni se volete. Quindi, sì, sono nella mia cucina, la mia bellissima cucina vecchia che ormai non sopporto più. Allora, non so se lo sapete, penso ormai di sì. Era il gennaio 2019 e io e Nicola abbiamo iniziato a cercare casa, perché qui siamo semplicemente in affitto, ovviamente non possiamo ristrutturare, fare quello che vogliamo perché è una casa di passaggio, e quindi abbiamo cercato casa. L'abbiamo trovata? No. E ne stavamo vedendo alcune proprio negli ultimi mesi interessanti, però è successo quello che è successo, quindi è in pausa anche quello. E il problema è che io odio questa casa, quindi sono costretta in quarantena in una casa che odio, cosa che probabilmente sarete anche in tanti di voi, magari stanno nella mia stessa situazione, in tanti vivranno anche da soli, completamente da soli. E c'è chi ama la solitudine, c'è chi invece la odia, non la sopporta, chi è un super iperattivo e chi invece probabilmente ha molti meno problemi a vivere solo o sola. So che per alcuni sarà difficile, per altri magari meno. Spero che tanti di voi siano in quarantena in casa insieme a tutta la famiglia e che tutti possano stare in casa e lavorare da casa. So che purtroppo questa non è la realtà per tante altre persone. Comunque, siccome non voglio parlare tutto il tempo di questa storia, iniziamo questo vlog. Prima di chiudere un attimo il discorso, però volevo veramente ringraziare, se qualcuno di voi è medico, infermiere, OSS, qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa che riguarda la sanità, volevo dirvi un grande grazie, perché siete veramente degli eroi e non voglio mettermi a piangere, ma veramente vi ringrazio dal profondo del cuore. E se vi va, scrivete qui sotto dei commenti di ringraziamento per chi appunto lavora in quest'ambito e che sta salvando tante vite, mettendo a rischio la propria, mettendo ore e ore e ore della propria giornata, rinunciando a dormire, ore per dormire, mangiare, qualsiasi tipo di vita sociale anche in casa, giocare da solo a uno. Non si può giocare da soli a uno, vero? Vabbè, comunque è un solitario, quindi grazie. Ok, raga, ho appena preso consapevolezza del fatto che devo assolutamente fare una cosa: le unghie da sola. Lasciando stare il mio aspetto, perché oggi è andata così, domani sarà un giorno migliore, domani voglio anche truccarmi, vi dico. Comunque, senza farlo apposta, nell'Express, che è il salone dove vado io di solito, ha pubblicato una foto con consigli per la manutenzione della vostra manicure. Ma la telepatia? Primo consiglio: con una lima accorciate il più possibile la lunghezza. E questa è una cosa che ho già imparato. Infatti, secondo punto, non usate tagliaunghie, tronchesine, forbici o simili, perché rischiate di spezzare l'unghia naturale. Tra l'altro, oggi purtroppo mi si è spezzata l'unghia alla base, però non è la mia naturale, ma è soltanto appunto una parte sopra. In più ci sono le parti dove ho fatto lo specchiato che vedete qui, hanno il bianco sotto. Avevamo fatto tutto lo strato di bianco e poi sopra avevamo messo questa polverina. Quindi io direi di iniziare, vediamo come vengono. Vi faccio vedere un prima. Queste sono le mie unghie prima. L'unica che ho fatto recentemente è lei, perché mi si era spezzata, e quindi quando ho accompagnato Ale a fare le sue mi aveva fatto questa qui soltanto. Vedi, a saperlo, le avrei fatte tutte prima. E adesso si comincia.
qui davanti a me ho tantissime cose, purtroppo un po' vecchie, perché dovete sapere che io amavo tantissimo fare le unghie, anche se è una cosa che non ho mai condiviso qui su YouTube, almeno credo. Io ho iniziato a guardare YouTube proprio per le unghie. Io mi facevo un sacco di cose, riproducevo tipo tutte rondini e... No, raga, vi giuro, cioè ho un repertorio di mie unghie da far impallire le mie estetiste. Cioè mi facevo tipo il French zebrato, il French zebrato colorato. Poi era il periodo dove andava proprio il French netto, non quello che c'è adesso che è sfumato, il baby boomer, no? Quindi mi prendevo i kit di Essence per fare le unghie, e per fare questo French praticamente c'era tipo un adesivo, c'era un kit, tu mettevi questo adesivo curvo, andavi a colorare il bianco, aspettavi che si asciugava, poi lo toglievi e riempivi il resto dell'unghia. Fatemi sapere se anche voi avete vissuto quella fase. Comunque, mamma mia, con la lima ci metterò 3 anni, però devo assolutamente farlo, anche perché stando a casa una delle cose che faccio, e che devo dire non mi fa annoiare, è mettere a posto, dare una pulita, dare un'igienizzata, e aspirare, tutto, cucinare, lavare i piatti. Non faccio la lavatrice perché la fa Nicola, però poi stendo le cose, le raccolgo, quindi devo dire che avere delle unghie troppo lunghe, ma soprattutto con sotto la ricrescita, quindi sono sempre più deboli, non aiuta. Vediamo un po' quanto devo accorciare. Guardate qua, vedete quanto ho accorciato già e devo accorciare ancora. Fortunatamente dovrei avere anche una lima nuova, chissà se l'avevo trovata nel calendario dell'avvento di Rituals, quindi è anche relativamente nuova. Invece quella che sto usando non so dove l'ho presa, però la tengo sempre in borsa. Wow, questa, mamma mia, è proprio nuova. No, uso questa. Ricordatevi di limare anche la parte sotto. Adesso probabilmente mi verranno tutte quadrate, però forse era più grattugiante quell'altra. Quanto vorrei quel cosino che fa per limare bene dentro. Oppure una lima piccola o le lime in vetro. Solo che ovviamente non ho così tante cose, non sono così attrezzata. Ok, allora, ho fatto la prima. Dai, sì, l'ho accorciata proprio giusta. Siete pronti? A me fa super ridere. Io la vedo molto diversa. Chi magari non fa le unghie non la vedrà molto diversa. Però eccola qui. Questo è come devo fare tutte le unghie. Cioè, la differenza è tanta. Guardate. Cioè, è veramente tanta. Tipo un quarto o un quinto dell'unghia. Questa qui con i cuoricini non è venuta neanche malissimo. Ovviamente poi dipende quanto durerà questa quarantena. Probabilmente magari dovrò accorciarle ancora di più tra 2 settimane. Però per il momento questo può andare bene. Ho anche questa... A parte che qui dentro ho anche altri 2 step. Smooth e polish. Quello tipo super morbido che c'è, no? E poi sì, ho anche quest'altra lima di Yves Rocher, anche questa qui credo da calendario dell'avvento. Anche qui c'è la parte lima, vedete? Tenere da parte le cose poi si risulta utile. Volevo vedere intanto se con un cotton fioc, sì, un cotton fioc, un cotone e un solvente per unghie riusciamo a togliere questa parte del chrome rosa. Perché dicevo, questa qui, cioè queste con i cuoricini, in realtà accorciata non è malissimo. Penso di poterla lasciare anche così con i cuoricini. Però ci sono altre unghie così rovinate che, a parte qui, cambierò proprio la forma. Diventeranno appunto così. Che poi che forma è questa? Sì, è praticamente quadrata. Un quadrato ha dalle punte arrotondate. Vabbè. Però, ecco, ci sono altre unghie dove proprio vorrei mettere magari un altro colore. E qui ho dei colorini, quindi vediamo se con l'acetone... Anzi, questo non è acetone, però se con il solvente se ne va, non se ne va manco col cacchio. Quindi quello che potrei fare è limare. Ciao Benedetta, che è la ragazza che mi fa le unghie. Mi stai odiando? Sto facendo qualcosa di sbagliatissimo. Devo dire che sta andando via e si sta, cioè rimane solo il bianco. Io continuo. Manca solo la parte, diciamo, un po' più attaccata. Io poi sono una persona che finché non fa una cosa
non riesce a fare una cosa, non si arrende per niente. Quindi anche forse questa è una delle cose che mi porta a non annoiarmi mai, perché se inizio a fare una cosa, io comunque la devo portare a termine, bene o male, ma la devo portare a termine. Invece ci sono tante persone che iniziano a fare qualcosa, vedono che non riescono e lasciano fare. Io non faccio parte di quel gruppo di persone, decisamente. Quindi spenderò qui le mie prossime 2 ore, almeno. Sta lima di Lidl comunque no, eh. Non riesce a limare bene le unghie. Magari è il caso che mi ordino qualcosa per farmi le unghie a casa e non farmi venire i funghi. Ok, quando ho detto 2 ore prima forse volevo essere positiva. Ci vorrà sicuramente di più. Per ora ho accorciato tutta questa mano e tranne il mignolo ho anche smussato le unghie. E come vedrete, quella bianca, ho deciso di togliere anche il bianco, quindi non dovresti stare a casa. Quindi ho cominciato a limare anche lì. Vi faccio vedere. Questa è la mano. A parte il mignolo, questi li ho limati anche qui. E faccio vedere la differenza, perché altrimenti non si capisce. Guardate. Cioè, la differenza è assurda. Assurda! Sono passate veramente 2 ore. A parte che qui c'è tantissima polvere, diciamo che la situazione è peggiorata, perché ho deciso di togliere da una mano anche il bianco, solo che non riesco a toglierla nella parte qui. Lasciate stare che adesso ho messo un po' di crema, perché comunque vedete qui l'attaccatura, c'è una parte bianca che non riesco proprio a togliere, quindi dovrò mettere sopra un colore visibile, perché io volevo mettere tipo un lattiginoso, ma no, dovrò mettere un colore pieno. E il resto della mano è venuto bene. Ho deciso di togliere anche al mignolo il rosa, perché mentre qui è rimasto bene, lì limando tipo era venuto fuori un po' il bianco sotto, quindi l'ho tolto. Quindi questa è una mano, adesso ho messo un po' di crema per le cuticole. Mentre di qua praticamente le lime hanno smesso di funzionare, cioè ho limato talmente tanto che veramente se devo poi rifarlo dovrò ordinare qualcosa a casa. E quindi ho evitato di limare il fucsia, perché qui si è tolta una piccolissima, piccolissima parte. Adesso cerco un colore simile, o magari mixo alcuni colori e insomma cerco di coprirlo. Questa è la mia unghia meno preferita, cioè è venuta tipo stondata ai lati e poi di nuovo bene in punta, ma non riesco a togliere questi lati tondi perché appunto non c'è più una lima che sia veramente... Cioè, faccio vedere com'è ridotta. Questa non lima più niente, raga, qui... Cioè perde ormai a pochissima parte verde, che è quella che in teoria lima. Quella di Rituals, ve l'avevo detto, tipo non serve veramente a niente. Mamma mia, questo indice lo odio. Non vedo l'ora che cresca un altro po' per magari riprovare a limare i lati una volta che saranno cresciuti verso l'alto. Comunque adesso devo invece pensare a che cosa fare, che colori mettere, che comunque devono star bene con tutti gli altri. Se ho un celestino... Cioè, se avessi un celestino potrei utilizzarlo, perché qui ci sono dei cuori celestini. Però io ho buttato... Ho trovato un celestino di Deborah Milano. La formula è separata perché ovviamente, cioè, sarà tipo qui da tantissimo tempo. Ma non troppo, perché io avevo fatto una selezione qualche tempo fa. Magari questo riesco a usarlo. Ho anche un viola scuro, molto bello. Però magari andare sullo scuro, no. Per il fucsia ho questo... Solo che ho tantissimi rossi e bordeaux, perché ovviamente nella mia collezione ho ottenuto principalmente prodotti che uso, e quindi siccome i piedi li faccio a casa... Ah, ok, ho anche un fucsia di Astra che potrebbe andare bene per qua. E dicevo che principalmente ho appunto colori che uso sulle unghie dei piedi, perché sono quelli che mi faccio a casa da sola. Vediamo se ho qualcosa di brillantinato. Ho delle cose di dubbio gusto, tipo questo. Che è? Altri che ci sono questi due di H&M che comprai al liceo, quindi devo dire che è arrivato il momento di buttarli. Oh, c'è questo super bello di MAC, che è tipo viola con tutti i riflessini blu, però è scuro. O forse no, o forse era tipo con una passata era leggero, vediamolo. No, è scuro, raga. Cioè mi va a scurire tanto un'unghia. È tanto diverso dal resto della manica. Oh, c'è anche un altro celestino. Non so qual è meglio come celestino tra questi due. E ho anche un verde acqua. Un altro brillantino, però nero. E niente, ragazzi, penso che
siamo giunti alla fine. Adesso devo soltanto decidere che cosa fare. Penso che andrò a mettere il celestino qua. Vediamo se riesce a coprire il bianco. Ragazzi, non so dirvi con te che non mettevo lo smalto sulle mani da sola. Fatta una prima passata, sta bene con tutto quanto l'insieme. Solo non so come fare questo ora. Cioè qua ci stava proprio bene tipo un brillantino lattiginoso. Sto pensando, e se prendessi dei glitter e li mischiassi con un trasparente? Ho trovato questi, che sono proprio dei glitter in realtà per unghie. Poi questi di Rude Cosmetics, carini. E questi qui che mi ispirano un sacco perché sono belli grandi. Intanto vado a fare la seconda passata di celestino. Struccicanti essenziali. Scusatemi se non vi ho messi super dritti comunque. Qui sopra c'è una conca. E io qua vorrei andare a mixare i glitter senza perderne troppi. Dello smalto trasparente da mettere qua. Trasparente tipo... tipo questo che avevo preso prima, dov'era? Dov'è? Questo che è di pupa. Ok. Ne metto 3 gocciolone. Dando le dosi, per il disastro perfetto. E andiamo a mischiare. Adesso lo prendo. Vedete che ce ne stanno un po'? Perché sono verdi? Vabbè, e andiamo a mettere. Forse anche 2 goccioloni bastavano. Con lo stuzzicadente vado a prendere quelli rimasti. Con lo stuzzicadente ne prendo anche qualcuno per metterlo in dei punti dove ce n'è andato di meno. Ho messo un po' troppo. Dai, io sono fiduciosa. Cioè, alla fine ce ne sono andati tantissimi, quindi potete anche ridurre le dosi che vi ho detto prima. E sopra ci vado a mettere un top coat. Sarà un'unghia veramente grossa. Che posso di smalto? Poi magari quando si asciuga bene 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 un po' la andiamo a smussare gli angoli. Qui aspettiamo che si asciughi. Quasi quasi raga, io li metterei pure sul celeste. Vabbè, però lasciamo così. Qui vado a mettere qualcosa qui sul fucsia. Quindi direi questo. Prendo un altro stuzzicadente per mettere proprio soltanto il fucsia alla puntina. Vediamo, vediamo se si camuffa bene più che altro. Col cazzo. Si vede tantissimo. Cioè, si vede tanto. Credo che farò tipo un French di fucsia scuro se riesco. Ovviamente non poteva capitarmi alla sinistra che così usavo la destra, no. Ma come mi è venuta questa idea? Ma che sono matta? No raga, io ve lo dico qua, sto video passa alla storia. Cioè raga, non mi piaceva il French, ho provato a fare uno sfumato. Guardate che schifo ho fatto. La situazione è nettamente diversa per la mano sinistra. Ah! Raga, è caduto dell'acetone. Oh, è caduto anche qui. Dicevo, la situazione è completamente diversa dalla mano sinistra e la mano destra. La mano sinistra direi che è completata, finita. L'amo. Ho aggiunto anche dei piccoli pois fucsia, i più delicati che io abbia mai avuto sulla mia mano. E c'è questo mignolo che è spettacolare. Adesso io non so quanti anni ci metterà ad asciugarsi. Per questo è tutto smalto normale. Comunque, se mi potete per favore consigliare un sito dove acquistare delle cose per le unghie, penso che lo dovrò fare. Questa è la mano sinistra. Guardate che carino qua, dove ho aggiunto anche questi brillantini. Cioè sono praticamente... ah no, sono altri fucsia, cioè sono piccoli piccoli pois, e questo super luminoso con dentro tutti questi glitterini, dai, ci sta. Ho un pochino salvato la situazione. Questa ancora così. Di questa praticamente in realtà devo fare soltanto questo. Vi ricordate che c'era una puntina bianca? Ha deciso di desquamarsi adesso il fucsia piano piano, quindi in qualche modo dovrò toglierlo tutto e avrò una base completamente bianca sulla quale metterò, penso, comunque il celestino e i pois. Oppure il celestino e i glitter che ho messo sul mignolo dell'altra mano. Che dite? Ladies, abbiamo ufficialmente il prima...
e il dopo. Che dite? Credo di essere riuscita a fare qualcosa di carino così per stare a casa. Alla fine, come vi anticipavo, anche qui ho messo il celeste e questi piccoli pois, ma poi ho anche aggiunto qui all'unghia rotta. Ve lo voglio far vedere bene perché è super carina come cosa. Cioè, sono riuscita a fare molto bene lo sfumato, dai, per essere me. Ho fatto qui, ho messo tutti i brillantini più piccoli rispetto agli altri che ho scelto, e quindi qui sotto non si vede più la parte dell'unghia rotta, e ho sfumato verso l'alto dove ho lasciato invece il rosa senza alcun brillantino. Dai, che dite? Questo è l'indice che appunto non mi piace, ma ho cercato di sfinarlo il più che potevo, e quindi questa è una mano e questa è l'altra con il mignolino stupendo. Vieni a vedere la mia manicure da 3 ore in casa? E non vedo l'ora che questo indice ricresca, perché a forza di farlo come volevo l'ho accorciato anche troppo rispetto al resto delle unghie. Fortunatamente ha questo gioco di cuoricini, quindi non si vede molto. Ed è carino anche la punta di celeste che si abbina con i cuori insieme a tutto questo rosa e fucsia. Dai, pensavo molto peggio. Ovviamente il problema qual è? È che non essendo semitrasparente, fusa, semipermanente o gel o acrilico, quindi non essendo andato nel fornetto, questo prendi una botta e si vede tutto, se ne va dopo 2 giorni, lo devi stare a ritoccare, bla 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 bla. Oddio, dite che dovrei prendere proprio un fornetto. Rimin! Che hai fatto? No, niente, siete asciugare. Reggi così? Allora, Rini, adesso ti faccio vedere la mia manicure che ho fatto da sola. Ah, è tipo... E tu devi votare. Devo votare. Allora, come ti... Le unghie di prima com'erano, da 1 a 10? Le unghie di prima da 1 a 10? 1. Così sono 10. Adesso. No, non puoi. No, deve essere oggettivo. Oggettivo, ok. Le unghie di prima, non me le ricordo le unghie di prima. Com'erano. Un 5 comunque, dai, un 5. Generalmente le unghie che fai tu sono un 5. Non è quelle che fai tu, quelle che c'hai tu in generale sono... No, quelle che avevi prima erano 5, le altre non le calcoliamo. Ma scusate! Ma no, perché erano cresciute tanto. Erano cresciute tanto, erano poco curate, ma ultimamente c'era qualche piccola imperfezione. Vediamo adesso come sono le unghie. Un 10! Ma come fai? Ma pure i cuoricini ci hai messo? No, cioè, quelli c'erano. Quelli c'erano, quelli, quindi quali sono quelli che ho messo? Questi, bellissimi. Tu? Con i pallini, bellissimi. Qui ho messo azzurro, tutto con questo con tutti i brillantini. Okay. Questa anche. Questa. Però poi le ho accorciate tutte quante. Fatto molto molto bene, Rine. Puoi fare pure a me allora. Mi piace questo rosa e celeste? Dov'è? Sì, sì. Ciao, carino. Votate anche voi nei commenti, ditemi se sono carine, dai. Dai! Sì! Salutate! Ciao! Ali! Niente, non ci lasciamo neanche in quarantena, eh? Vado alla prista di Gusta Box. Vengo pure io a vedere. Una foto poi, eh? Ok. Ciao, bis. Hanno visto in anteprima le unghie e le hanno approvate. Sì, 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 belle, belle. Brava. A después. Hasta luego. Dopo esserci fatti le unghie, è arrivato il momento di aprire la degusta box. Ho un sacco di pacchi in realtà da aprire, ma penso che o li aprirò su TikTok o farò un video dedicato, perché alla fine in casa non so bene che cosa fare. Insomma, oggi volevo aprire la degusta box del mese di marzo, che forse mai come ora può essere super super utile, perché è un abbonamento, però si può prendere anche una box sola volendo, che praticamente ti porta a casa una scatola di cibo. E ogni mese ha cose diverse, quindi andiamo a scoprire che cosa contiene la box di marzo. Se la volete acquistare, c'è anche il codice dell'EDDB, che ovviamente non è affiliato. Se lo utilizzate io non guadagno qualcosa, non vengo neanche pagata da Degustabox, però penso che sia un servizio a prescindere che mi piace sempre e che in questo momento può essere anche utile. Dopo vi dirò anche altri servizi che portano la spesa a casa o il cibo a casa, che mi hanno scritto, cioè non perché ci collaboro, ma perché sono iscritta alla newsletter, che in questo momento hanno delle offerte speciali, ad esempio per la consegna gratuita, di inserire nel carrello un certo codice, quindi dopo vi dico tutto quanto, perché appunto i ristoranti sono chiusi per decreto, però rimangono attivi per le consegne. Quindi andiamo ad aprire la degusta box del mese. Questo è il riepilogo di tutte le cose che ci sono. Fighissimo, c'è anche una selection box in edizione limitata, cioè una degusta box selection, tipo
un po' bougie. Con il codice SELECTION10 si può avere con il 10% di sconto. Vedo subito una cosa gigante e questo è caffè. Ogni tanto capita, il caffè è una cosa sempre utile. Potete anche dire di riceverlo in cialda se avete la macchinetta. A me arriva con la miscela, insomma. È l'espresso Pellini Top, è un'arabica. Allora vengo a vedere. Poi ci sono... erano due. Delle gomme da masticare, questi qui, le Air Vigorson. Spesso nelle degusta box si trovano delle novità sul mercato e questo qui è un prodotto nuovo. È della Calbet, che mi piace tantissimo come, come marca per la maionese. Ed è la prima maionese della marca senza uova, senza glutine, vegana. Chissà come sarà, se sarà buona, se sarà simile alla maionese. Questa la voglio assolutamente provare. Poi... no! Che culo, Rinin! Quello che abbiamo avuto. Ci sono delle cose, sì, che ci servivano, sì. C'è la panna da montare. E a me serviva assolutamente perché ho il latte condensato che è aperto da qualche giorno, quindi va consumato. E voglio montarlo insieme alla panna per fare un dolce qui a casa. O anche semplicemente da mangiare. Ci sono anche degli snack per questi giorni. Queste sono, cosa sono? Chips di lenticchie? Non fritto, no olio. Quando ci sono questi snack qui, che quindi in realtà sono di lenticchie o di altre cose, di solito sono buonissimi. Ce n'è anche un altro. E questo è, questo è ceci e rosmarino. Questo mi piacerà tantissimo, secondo me. Ah, poi ci sono delle barrette, sono mini muesli bar. Questa è con albicocca, cereali e arachidi. E ce ne sono due, anche questa uguale. Somerset, mai viste, mai provate. Questa è la cosa che mi ispira di meno, perché l'ho assaggiata in passato e non mi è piaciuta, ed è acqua di cocco. Non so se l'avete mai provata voi, fatemi sapere se vi piace. Questi me le mangio adesso, li devo provare assolutamente ora. Parlando sempre di cocco, questi sono Crazy Cocco, chips di cocco, croccanti, tostate con un pizzico di sale marino. Ciao, le devo provare assolutamente. Ma proprio... scaglie di cocco. Mamma mia che buone. Assaggiare? Ma che cos'è? Sono praticamente noci pecan, chicchi di caffè tostati e ananas. Anche questo è un altro snack assolutamente mai... ma come sono particolari questi snack? Mai provato? Gli integrali. Sale viola dell'Himalaya. Fino. Wow, ideale per ricette gourmet e vegan. Sale alimentare estratto alle pendici dell'Himalaya non trattato. Fighissimo. Non ho mai visto il sale viola, non l'ho mai provato. Abbiamo ovviamente provato il sale rosa. Questo qui contiene 30 grammi di proteine per bottiglia, active protein, è alla banana. Ed è tipo un, credo tipo un Actimel. Infine, oggi Nerina ha detto proprio che... che peccato che le abbiamo finite dalla casa della piada. Le piadine, queste sono veramente pazzesche quando uno deve fare un pranzo veloce, una cena veloce. Piadina, ci metti dentro quello che hai in casa, magari che devi anche finire, tipo la mozzarella. Domani ne facciamo queste. E sono sempre super super utili. Adesso vi leggo le mail che mi sono arrivate. La prima mail che mi è arrivata è da Just Eat, che dice: importante comunicazione. Gentile cliente, in seguito alle ultime disposizioni del governo è confermato che l'attività dei ristoranti insomma potrà proseguire negli orari di chiusura al pubblico, a parte che ora è sempre chiuso, quindi dopo le ore 18, tramite consegne a domicilio nel rispetto delle linee guida fornite dalle autorità. Come sempre potrai quindi ordinare dai tuoi ristoranti preferiti cercando quelli aperti direttamente nella nostra app. Ovviamente non tutti saranno aperti, ci sarà un numero inferiore di ristoranti aperti al momento, ma Just Eat può consegnare. Uber Eats è un servizio sempre tipo Glovo, tipo Just Eat, che ti porta le cose a casa. E questa mail ha scritto: caro utente, con l'intento di andare incontro alla richiesta dell'intera comunità di evitare spostamenti, abbiamo attivato una serie di promozioni al fine di rendere la consegna a domicilio accessibile a tutti. Per questa ragione, oltre alle ricorrenti promozioni promosse dai ristoranti, abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti gli utenti di usufruire della consegna gratuita su un ordine superiore a 10 euro, effettuato fino al 3 aprile, almeno per ora. Per usufruire della promozione basterà inserire il codice consegna gratuita nella sezione promozioni del tuo profilo prima di ordinare. Ci auguriamo in questo modo di aiutare nel nostro piccolo la comunità a gestire una situazione sempre più complessa. Hashtag io resto a casa. Quindi questo è il codice per avere la spedizione gratuita tramite Uber Eats. E da Glovo non mi è arrivato niente. Poi se conoscete promozioni attive che riguardano insomma consegne a casa di spese a cibo, che è un po' il tema di questa parte del video, fatecela sapere qui sotto nei commenti perché la condivisione è più che mai importante.
A me sono arrivate, credo, queste qui. Sto pensando se ci sono altri. Mi è arrivata la mail anche di Deliveroo che dice: per i ristoranti che vogliono preparare il cibo anche dopo la chiusura al pubblico, Deliveroo è attivo fino a fine orario. Quindi esattamente come Just Eat, però non ci dice della consegna gratuita come invece Uber Eats. Fatemi sapere altri codici magari qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se vi sono piaciute le unghie e anche che cosa abbiamo trovato nella Degusta Box. Io vi mando un mega bacio, questo vlog super casalingo di compagnia finisce qui. Ovviamente domenica vi aspetto con un nuovo video e nel video di domenica ci trucchiamo, quindi torniamo a truccarci insieme. Cercherò di adattarmi, trovare uno spazio qui in casa dove girare, quindi sarà il primo video girato proprio qui e non più in beauty office, cioè oltre questo però il primo video dove mi trucco, quindi speriamo vada tutto bene. Io vi mando un mega bacio, spero che vada tutto bene a prescindere nelle vostre vite in questo momento. Mi raccomando, non fate spostamenti inutili, non necessari, e anzi, se vedete che qualcuno lo fa, segnalatelo, perché è la cosa giusta da fare al momento. Solo in questo modo e solo facendo tutti quanti la cosa giusta ne usciremo. Mando un mega bacio. Ah, ce l'ho un altro codice in realtà, che non vi avevo detto su YouTube. Se ordinate la spesa da Amazon Prime Now per la prima volta, il codice benvenuto 10 vi dà 10 euro di sconto. Comunque, attendo tutti gli altri codici, vi aspetto come al solito su Instagram, TikTok, il canale Test & Tell, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon!